Bene, amici di Mauro TV, quello che state vedendo è praticamente la ripresa della pista dell'aeroporto Amedeo Vespucci di Firenze, vista praticamente avendo lateralmente l'autostrada. L'autostrada la vedete prima di quelle linee rosse che rappresentano praticamente quella che dovrebbe essere il progetto della pista parallela che secondo me non andrà a buon fine, vi spiegherò un po' almeno i miei pensieri, il mio pensiero così da profano cittadino che appunto vede che con questa variante che è stata diciamo proposta della pista parallela porta a dei problemi non indifferenti. Allora, intanto cominciamo a zoomare per avvicinarci un pochino all'aeroporto, ecco, andiamo un po' a spostarci. Ecco. Qui, come vedete, ho segnato questa è la zona di Castello, zona aeroporto di Presala, questa con tutto questo tratteggio rosso, è proprio la zona, diciamo, che delimita l'aeroporto attuale di Peretola. Questa linea invece tratteggiata di viola sarebbe quello che poi non si verificherà al 99%, cioè la famosa cittadella viola che qui parallela all'aeroporto, sarebbero i 70 ettari che della valle auspicavano per fare la cittadella, ma al 99% appunto che questo sarà un disegnino che rimarrà qui sulla carta. Potete vedere, così ingrandisco un altro po', questa è l'attuale pista di atterraggio, l'unica pista dell'aeroporto di Peretola, che come adesso vi farò vedere con lo strumento di misura, misura circa 1700, 1 km e 700 metri. È una pista sempre stata naturalmente corta, infatti atterrano dei tipi di aerei piccoli, insomma. Per questo punto, per cercare sbocchi per diciamo aerei più grandi ci vogliono delle piste che si protraggono per almeno 3 km. E questa che vedete, diciamo, questa striscia rossa che ho disegnato sarebbe diciamo quella che viene definita la pista parallela all'autostrada. Infatti, come potete vedere, corre abbastanza vicino all'autostrada. Adesso vi farò vedere addirittura quanto corre vicino con lo strumento di misura. Ecco, qui possiamo vedere che fra l'autostrada e la pista parallela ci sono appena 560 metri circa. E mentre dall'altra parte questa strada che vedete segnata di rosso è già stata quasi completata, è la Perfetti di Caso nel comune di Sesto Fiorentino e qui anche qui andiamo con lo strumento di misura, vedrete che anche qui sono circa 690 metri fra diciamo la Perfetti di Caso e la pista parallela. Quindi si pone il problema. È stato sempre detto il problema dei venti, perché i venti soffiano sempre trasversali all'autostrada e quindi siccome si presume che gli aerei decollino verso Prato, in direzione di Prato e quindi atterrino provenendo da Prato, se ci fossero dei venti diciamo nella fase di atterraggio ci sarebbero dei problemi, ecco, presumo. Comunque questo non è neanche il problema principale. Adesso ora orientiamo la pista in direzione Prato, ecco, per capire come questa pista. Adesso riduco lo zoom, così vedete che sul fondo si può intravedere già la città di Prato. Non solo, anche il comune di Calenzano, ma comunque proprio su Prato gli aerei,
attraverserebbe proprio il pieno centro di Prato, verrebbe attraversato dagli aerei in atterraggio. Se non in decollo possono fare anche una virata, ma in atterraggio presumo proprio che attraversino il centro di Prato per poi appunto atterrare. Questo sarebbe il progetto, un progetto che credo al 99% rimarrà sulla carta e che vi volevo illustrare così. Abbiamo avuto modo così di poterlo vedere un po' tratteggiato anche noi sul Google Earth con gli strumenti di misura. Possiamo appunto fare questi disegni che non sono sicuramente precisi, non sono fatti con strumenti professionali, però ci possono, ecco, dare un'idea di quello che questa pista parallela potrebbe comportare. E secondo me, insomma, ci sono molti più problemi che non vantaggi da questa pista parallela. Staremo a vedere, anche se per me sarà molto difficile che venga fatta. Un saluto a tutti dal vostro Mauro e alla prossima occasione. Ciao a tutti.